Amici, buongiorno. Mi ha lasciato con un'ora e con questo bellissimo mezzo. Partiti da Perth, siamo Siamo pronti. soltanto 500.000 km. Ah, davvero? L'hai visto? Non me l'aveva detto. Vabbè, Te comunque, con l'avevo questo detto. bellissimo mezzo, il nostro chubby camper, siamo partiti all'esplorazione della West Coast. C'è un vento della Madonna, ricordiamo che qui è inverno e non è come a Corunura che l'inverno è caldo. Prima fermata, Pinnacle Deserts. E vediamo un po' com'è. Ce lo concede Pinnacle Desert Walk. Allora, si pagano 17 dollari a veicolo. Si può fare la desert drive con la macchina o il van, e poi si può fare la camminata a piedi che stiamo facendo noi adesso. Stronzetti, perché 17 a veicolo, potevate anche lasciarlo gratis come i vostri vicini kiwi. Però Qui i parchi funzionano un po' come negli i parchi Stati Uniti. li paghi tutti. No, soprattutto si pagano a veicolo, perché è una Sì, cosa si un po' pagano a particolare. veicolo. No, è meglio pagare la veicolo, paghi Certo, meno. perché se venite da soli in macchina pagate lo stesso prezzo di una famiglia di 6 persone, la No, multipla, c'era ecco. scritto massimo 5 persone. Penso. Non mi ricordo. Amici. Ah, oh, quanta sabbia, non avete idea. Non veniteci col vento, perché non è uno di quei posti da venirci col vento, questo qua. C'ho sabbia dappertutto, me la sento anche dentro le scarpe. È bello che non possiamo sporcare troppo il van perché non è nostro, quindi ce lo riportiamo sporco, si incavolano anche. Quindi non veniteci col vento. Ari, buongiorno. Siamo saliti ancora più a nord, abbiamo lasciato il deserto dei Pinnacoli, siamo arrivati alla Shark Bay, patrimonio dell'UNESCO. E oggi è una giornata molto nuvolosa, ma si vede lo stesso che i colori del mare sono spaziali, perché qui penso siano fra le spiagge e le acque più belle di tutta l'Australia, questo posto qua. Oggi volevamo vedere le stromatoliti, che sono il fossile marino più antico al mondo, formazione tipica di qui della Shark Bay. Purtroppo la coastal walk per vederle è chiusa da anni a causa di un ciclone. È dal Potrebbero anche 2019, sistemarla, quindi sì, sono cioè. un po' pigri. Devono anche sistemarla, eh. Quindi diciamo che arriveremo fino a dove riusciamo, non so quante riusciremo a vederne, ma boh, meglio che niente. Cioè, raga, è quella passerella lì che è tutta rotta, che ci vorrebbe un attimo aggiustarla, ma il problema non è solo quello, il problema è che c'è proprio l'alta marea, quindi queste stromatoliti, che sono delle specie di formazioni rocciose che stanno in basso, non riusciamo a vederle perché c'è il mare. Ops! E vabbè! Guardatene delle foto, sì, infatti. Guardate queste mura, raga, è un sito storico, storico. Sono mura fatte di conchiglie, guardate. Hanno costruito praticamente queste mura usando le conchiglie. Anche se non so a cosa servono, perché sono mura basse, sembrano tipo delle vasche. Magari da qualche parte c'è scritto il cartello giusto. Non sapevo che c'era sta cosa Nemmeno io. online. Cioè, ma la pazienza che devi avere per attaccare tutte queste conchigliette insieme e far sì che diventino un mattone. Cioè, sta pazienza, tutte pressate. Madò. Cioè, allora, non distruggere monumenti. Ma no, viene via, no? Appunto, non distruggere monumenti, per quello c'è scritto di non C'è scritto di non arrampicarsi. arrampicarsi, non di non toccarlo. Vabbè, insomma, però non le distruggere neanche, insomma. Poi comunque sono tante. Io penso fossero piscine, vasche per raccogliere o il sale o. Hai delle mosche attaccate alla felpa. Siamo arrivati alla stazione del telegrafo, che è stata rimpiazzata da quell'antenna di Telstra lì. Infatti il telefono prende bene qua. Guardate che bel lookout per la spiaggia. La spiaggia, raga, è bellissima, non c'è niente da dire. Peccato per le nuvole, perché senza nuvole avrebbe Spiaggia spaccato. bellissima, ma non balneabile per via del No, per via sole. delle stromatoliti, che sennò poi le rovinate, Ci siamo avvicinati un po' di più a questa spiaggia ventosissima, quest'acqua ventosa. Indossa il mio giubbotto comunque, che è lievemente grande per lei, ma non stiamo a sottolineare cose.
Che genio, freddoloso, l'ha lasciato in macchina, no? Capito? Mi piace un sacco questo specchio d'acqua perché è trasparente, ma proprio completamente. Però mi ci avvicino, mi ci tuffo. Voilà, ma che robetta, c'è manco l'acqua. Buongiorno, ne approfitto amici per farvi vedere il nostro chubby camper, che non ve l'abbiamo ancora fatto vedere. Allora, è di Travelers Auto Barn e questo è l'interno, veramente spazioso rispetto al camper che avevamo in Nuova Zelanda. Il nostro letto, che si può anche smontare e creare un tavolino con divanetti, cosa che però non faremo ora. In davanti e c'è un sacco di roba in dotazione. Ci hanno dato il fornellino, infatti stiamo bollendo l'acqua per fare il caffè. Ci hanno dato le sedie da campeggio, il tavolino, anche se non l'abbiamo preso, è ancora lì dentro. E poi questa è l'area dove abbiamo tazze, insomma varie stoviglie. Ci abbiamo la spugna, l'asciughino, abbiamo tè e caffè, abbiamo il lavandino con l'acqua, abbiamo padelle, pentole. Insomma, diciamo che ci hanno dato veramente tantissime cose, e tutte incluse, anche il gas non dobbiamo riportarglielo pieno, possiamo usarlo tutto. Tanto, tanto di cappello questa Traveler Auto Barn, sembra una buona compagnia, e abbiamo deciso di non comprare mezzi qui in Australia, ma di andare avanti a noleggi, relocation e bla bla bla, perché tutti i mezzi che compri sembrano avere problemi. Il problema è che non li paghi poco, perché il minimo che ho visto sono $10,000 e a salire, e $10,000 per dei rottami, che tutte le persone che conosciamo che hanno comprato un mezzo sono rimasti bloccati da qualche parte. Oltre ai 10.000 e più dollari che ci hanno speso, hanno dovuto spendere di riparazioni, oltre al disagio di rimanere bloccati da qualche parte in Australia, che vi garantiamo non è proprio l'esperienza più bella del mondo, perché questo paese è vasto e pieno di strade senza connessione e senza un cavolo di nessuno, quindi ecco, non è piacevole. E perciò per il momento almeno andremo avanti così, e direi che non è male, perché abbiamo un sacco di cose, appunto, se noleggi con una compagnia buona, se fai una relocation con una compagnia buona. Travelers Auto Barns è molto buona, ha sedi anche in Nuova Zelanda, in Giappone e negli Stati Uniti, quindi mi sa che bolle. Senti il rumore? Beh, ciao amici, siamo arrivati a Shell Beach, la spiaggia fatta interamente di conchiglie nella Shark Bay. Spiaggia molto lontana, proprio una marea bassa bassissima, eh. Comunque raga, siamo ufficialmente nella penisola Peron, la penisola della Shark Bay. Quella centrale. Esatto. È l'unica con le strade asfaltate. Esatto, perché poi François Peron National Park, che è la parte più a nord, non ha le strade asfaltate. Infatti ci andremo con un tour 4x4, perché il nostro van non ci può andare. Tutte ste scritte. Ecco gli amici, le conchigliette. E questa è la spiaggia, purtroppo anche oggi è nuvoloso, quindi non si vedono esattamente tutti i colori, ma oddio quanto ce n'è qui! Sono anche quelle grosse. Però i colori dovrebbero essere stupendi. Anche quelle grosse. Wow! Ogni tanto ce ne mettono una così. Cioè guardate, il mare dovrebbe essere meraviglioso se ci fosse il sole. L'acqua è bellissima, super trasparente, purtroppo è nuvoloso, ma sarebbe ancora più bella di così. Tra l'altro siamo allontanati un po' da laggiù, siamo venuti qua ed è ancora più trasparente. L'abbiamo anche toccata, non è neanche eccessivamente fredda, pensavamo peggio. A questo punto uno si potrebbe chiedere, ma l'acqua così trasparente, com'è che non vedo mezzo pesce? C'è una risposta, e è che l'acqua è incredibilmente salata in questo punto, molto molto molto, non tanto a livelli del Mar Morto, ma ci siamo quasi vicini. Infatti gli unici animali che sopravvivono sono queste conchiglie, che poi morendo
vengono portate a riva e fanno la spiaggia. Tra l'altro in questo preciso punto non c'è sabbia, cioè sono solo conchiglie, quindi si affonda un po'. Oi, oi. Si affonda un pochino. Guardate che sprofondo. Guardate quanto sono piccole. E poi se ti metti a scavare ce ne sono anche di tanti tipi diversi. Panoramica. Ah, davvero particolare sto posto. Seconda tappa di oggi, Eagle Bluff. Lookout, colori paurosi nonostante il meteo non proprio favorevole. Ah, bellissimo. Proprio bello. Ultima panoramica. Molto molto tempo fa gli aborigeni andavano laggiù in quell'altra isola, Eagle Island, a prendere le uova di cormorano a piedi, quindi deduciamo che l'acqua sia abbastanza bassa sempre. Scherzavo amici, è questo l'ultima panoramica. Madonna. Dall'altra parte. Bella. Bello, ma porca miseria, non si è visto neanche un animaletto da qua. È vero, perché in teoria a volte puoi vedere animali nuotare da quanto è trasparente, ma oggi zero, complice le nuvole, secondo me. Ciao! Col grand'angolo sei venuta distorta, era imbarazzante. Io volevo fare una panoramica fatta bene, guarda. Non mi va di montare la musica, quindi parlo. Ah, che... Okay. Immaginatevi la musica. Tutto questa musica è finita. Arrivati a Denham. Oh, spettacolo. Finché c'è il sole, vedete cosa si vede? Bello. Ok, Denham a mare è messa bene. Adesso andiamo al Discovery Center della Shark Bay per istruirci un po'. Allora, buongiorno, un nuovo giorno nella Shark Bay. Ci hanno cancellato il tour per due gocce di pioggia, hanno chiuso il François Perron National Park. Oggi, come vedete, c'è una giornata in cui non c'è una nuvola, ma il tour è stato cancellato lo stesso perché, sai, con due gocce di pioggia un fuoristrada logicamente non riesce a andare su strade sterrate. Questa è l'Australia, amici. Quindi abbiamo ripiegato e stiamo facendo un giro alla Little Lagoon alle mie spalle. Molto molto bella. Questa laguna oggi non è collegata al mare, ma un tempo, tanti anni fa, lo era, tramite un piccolo torrentino. Quindi tecnicamente l'acqua è di mare. Dicono, ah, è bellissima per farci il bagno, è bellissima per farci snorkeling, ma in realtà è piena di pesci pietra, quindi non so se sia proprio il caso di buttarci sia a cuor leggero, visto che sono un pesce velenoso, siamo in Australia e non ci sono ospedali vicini. E in tutto ciò speriamo di fare il tour a François Perron domani, perché in teoria ce l'hai schedulato per domani, così a questa personcina gli tocca guidare post tour, cosa di cui è molto felice. E... abbiamo pagato un camping per niente. Esatto, abbiamo pagato il camping, ci eravamo organizzati, è andato tutto a ramengo. E vabbè. Succede. Amici, ecco le stromatoliti. Siamo riusciti a farvele vedere. Queste sono le stromatoliti. Siamo tornati nello stesso posto dell'altro giorno con la bassa marea, quindi abbiamo avuto più fortuna. E purtroppo dobbiamo lasciare la Shark Bay senza riuscire a fare il nostro tour di François Perron, perché i ranger hanno deciso di tenerlo ancora chiuso. Anche se il meteo, come vedete, non è brutto. Decisione loro, la nostra visita della Shark Bay rimane un pelino dolce amara perché non si è riusciti a vedere quel parco lì, però possiamo dire che la zona è veramente molto molto bella e ne vale la pena, ecco, sì, è bella, ci è piaciuta molto. Dietro di me le stromatoliti, Roberto che mi sta chiamando perché non so dov'è e... ah, è laggiù, lo cercavo. E niente, ci vediamo alla prossima avventura della West Coast, ciao!